Ci troviamo a Kensington Park. Il quartiere di Kensington è famoso per il suo parco, dove i londinesi, nelle belle giornate di sole, amano sdraiarsi sull'erba e leggere un libro. Famoso anche per i suoi musei come la Royal Albert Hall e per lo shopping, come ad esempio per Harrods, il quartiere è popolato di londinesi che sono in cerca di un momento e un angolo di tranquillità. Subito a ovest di Hyde Park, oltre il Serpentine Lake, si estendono questi pittoreschi giardini di 110 ettari che fanno parte del Kensington Palace. Costruito nel 1605, Kensington Palace divenne la principale residenza reale nel 1689, con Guglielmo e Maria d'Orange, e tale rimase fino all'incoronazione di Giorgio III, che trasferì la corte a Buckingham Palace. Il palazzo è stato ristrutturato di recente. Dato che molte stanze sono vuote, il percorso di visita è accompagnato da una spiegazione che include effetti speciali, attrezzi scenici, silhouette ritagliate nella carta e didascalie, ma l'effetto generale spesso è poco comprensibile. La magnifica cupola Room nel King State Apartment, che ospita serate di musica e danza, è decorata con statue dorate e uno splendido soffitto dipinto. Oltre a questa sala si trova la Drawing Room, dove il re e la sua corte giocavano a carte. La King's Grand Staircase Gallery è il trionfo di dipinti trompe-l'œil, mentre nella King's Gallery sono esposte opere d'arte della collezione reale. La regina Maria riceveva i visitatori nel Queen's Apartment. Ci troviamo allo Shands Museum di Londra, che con i suoi 7 piani e con attrazioni interattive affascina da sempre grandi e piccini. Ci troviamo nella Energy Hall, dove sono esposte le prime locomotive della rivoluzione industriale. Ci troviamo davanti a un modello che rappresenta il lavoro in una delle fabbriche durante il periodo della rivoluzione industriale. Siamo di fronte all'Albert Memorial, questo sontuoso monumento vittoriano situato all'estremità meridionale dei Kensington Gardens è tanto pretenzioso quanto il personaggio cui è dedicato era modesto. Ci troviamo all'interno della Royal Albert Hall e qua siamo nella zona denominata Circle, mentre lì sotto ci sono le logge. Qua siamo nella zona invece normale, quella standard, e lì nella zona vicino al palco. Da questa zona si gode di una vista molto, molto completa di tutto la Royal Albert Hall, e inoltre in certi eventi le persone possono stare anche in piedi in queste zone qua. Uno dei fondatori della Royal Albert Hall, il signor Malcolm Sargent. Ci troviamo sul London Eye. Il London Eye è una ruota panoramica che fu inaugurata nel 2000 a sud-ovest di Jubilee. Questa ruota ospita 32 navicelle trasparenti, da cui si può godere la vista di Londra fino a 40 km, tempo permesso. Nei mesi più affollati ci si trova davanti a code di ore che si può saltare, arrivando nelle ore meno affollate, che sono le 11 o le 15, oppure pagando a parte per un fast track la somma di 10 sterline. Giro o volo, come lo chiamano gli inglesi, è fatto da ben 3 miglia.
3 milioni e 500 mila persone all'anno. La ruota completa la sua lenta rotazione in 30 minuti. Ci troviamo a Buckingham Palace. Buckingham Palace è stato costruito nel 1705 con il nome di Buckingham House e poi è stato acquistato da Giorgio III. La famiglia reale vive in questo palazzo dall'anno 1837, anno in cui la regina Vittoria si trasferì da Kensington Palace. Il St. James Palace era infatti considerato troppo antiquato e non abbastanza imponente, ma anche Buckingham Palace fu sottoposto a diverse migliorie prima di essere giudicato adatto allo scopo. La prima inquilina del palazzo è ricordata in pompa magna all'estero dal Queen Victoria Memorial, un monumento alto 25 metri realizzato da Thomas Brooke e situato nel punto in cui un tempo si ergeva il Marble Arch. Il monumento fu dedicato a Vittoria dal nipote Giorgio V nel 1911 e restaurato per le nozze di William e Kate nel 2011. I visitatori che vengono a visitare Buckingham Palace possono però usufruire di visitare solo 19 delle 775 stanze del palazzo e soltanto in agosto e in settembre, quando Sua Maestà è in vacanza in Scozia. La Queen's Gallery è invece aperta tutto l'anno, mentre la Royal News sono chiuse in dicembre e gennaio. Un'inquadratura ora sui Giardini Reali. Le guardie che si possono notare sullo sfondo vanno fino all'Admiral Arch. La loro camminata è giornaliera. Infatti ogni giorno alla stessa ora passano da Buckingham Palace fino all'Admiral Arch. Ora andiamo al Madame Tussauds. E siamo al Madame Tussauds. YouTuber. Totalmente nuovo, che con la sua nuova funivia di Emirates Airlines collega Lo Chu al Docklands. Famoso per i suoi palazzi e case, Greenwich è uno dei quartieri più affascinanti di Londra. Lo Chu è una struttura circolare dal diametro di 380 metri e costata 750 milioni di sterline. Ha finalmente trovato la sua collocazione come complesso multifunzionale che ospita grandi concerti, eventi sportivi e mostre di forte richiamo. Al suo interno ci sono decine di bar e ristoranti. Lo Chu si trova sulla Greenwich Peninsula. La St. Paul Cathedral è uno degli edifici più maestosi e riconoscibili di Londra. Per i londinesi, la sua enorme cupola, che domina tuttora lo skyline nonostante i ben più alti grattacieli dello Square Mile, è da più di 300 anni un simbolo di orgoglio e determinazione. Portato ufficialmente a termine nel 1711, l'attuale chiesa che vanta la cupola più grande della capitale è la quinta a essere stata eretta su questo sito. Nonostante
Nonostante la lunga storia della cattedrale e il maestoso interno in stile barocco inglese, i visitatori sono spesso più interessati a salire sulla cupola per godersi uno dei panorami più belli di Londra. La cupola in realtà consiste in tre cupole sovrapposte, una interna di mattoni, una esterna visibile allo skyline e priva di funzioni strutturali e una terza pensata come un cono di mattoni interposto tra le due, che fissa una dentro l'altra. Questa struttura unica, la prima triplice cupola mai costruita e la seconda per dimensioni dopo quella di San Pietro in Vaticano, fu il progetto più arduo di Christopher Wren. Per arrivare in cima si devono salire esattamente 434 gradini suddivisi in tre rampe.